Salve a tutti, nuova pillola di AutoCAD, comando raccordo. Raccordo è anch'esso un comando di editazione che è molto utilizzato e anche molto importante. Allora, per prima cosa come sempre, come consuetudine, iniziamo a costruire un rettangolo che servirà per contenere le visualizzazioni all'interno di questo rettangolo. Quindi ehm, inseriamo rettangolo eh, selezionandolo dalla barra degli strumenti di segna. Quindi allora, primo angolo, inseriamo il primo punto per definire il primo angolo in coordinate assolute, quindi 0,0 angolo opposto, quindi secondo punto per definire l'angolo opposto, sempre in coordinate assolute, quindi 2000,1000. E poi inseriamo eh, zoom estensione nella barra degli strumenti degli zoom, ultimo pulsante, per eh, eseguire un'estensione di questo rettangolo. Andiamo a vedere il comando come funziona il raccordo. Quindi andiamo a vedere una slide. Allora, raccordo. Cosa fa raccordo? Quindi semplicemente raccorda due oggetti, due entità. In questo caso, come qui nella figura, nell'esempio, vengono raccordate due linee disegnate eh, con il tratto rosso. Quindi possiamo fare due tipi di raccordo. Possiamo fare un raccordo con lineare e un raccordo invece inserendo un arco di cerchio con un raggio che possiamo impostare quindi per eseguire questo raccordo è molto semplice è sufficiente in modo standard è sufficiente quindi selezionare le due entità che dobbiamo raccordare quindi dobbiamo eseguire due selezioni quindi andiamo a vedere schema successivo allora inseriamo quindi raccordo nella finestra della riga di comando dopo l'inserimento del comando vedremo eh, nella seconda linea nella linea successiva eh, una stampa delle, delle impostazioni correnti due punti modalità uguale taglia raggio uguale 0 poi vedremo cosa significano queste impostazioni e passa subito alla, alla prima richiesta selezionare il primo oggetto e quindi dobbiamo selezionare un oggetto, un grafico e poi il secondo e poi viene eseguito il raccordo quindi andiamo a vedere bene in auto come funziona allora, quindi innanzitutto inseriamo due segmenti di linea primo, invio e ancora un altro invio e quindi inseriamo raccordo nella finestra della riga di comando invio ecco quindi qui già vediamo impostazioni correnti due punti modalità uguale taglia raggio uguale 0 e quindi prima richiesta senza l'utilizzo delle opzioni in modo standard ci chiede selezionare il primo oggetto e quindi dovremo eseguire una selezione singola, quindi selezioniamo questa linea verticale. Successiva richiesta, selezionare il secondo oggetto e quindi selezioniamo la linea orizzontale. Ecco che viene eseguito il raccordo. Allora, vediamo qualche particolarità. Innanzitutto, cosa possiamo raccordare? Allora, eh, lo scrivo qui, sull'editor di AutoCAD. Possiamo raccordare, come abbiamo già visto, linee, e ok. Poi, archi di cerchio, poi ellissi, poi archi ellittici. Ho poi poliligne, poliligne, raggi che non abbiamo ancora visto, spline, x-line che non abbiamo ancora visto e anche 3D solidi che vedremo poi quando eh, affronteremo il 3D. Questi sono tutti gli oggetti che possiamo eh, raccordare. Sposto questa scritta qui a destra, ok. E allora, mh, innanzitutto eh, costruiamo due linee ortogonali fra loro. Quindi, inseriamo orto con F8, due linee che si intersecano. E poi eseguiamo una copia di queste due linee, anzi, quattro copie. Togliamo l'orto. Invio per terminare la copia. Oh, ehm, e quindi inseriamo un raccordo, raccordo. Allora, quale angolo viene raccordato eh, se eseguiamo un raccordo? Eh, dipende dalla selezione ad esempio se noi selezioniamo la parte destra della linea orizzontale con la parte superiore della linea verticale viene, vi è, eh, viene raccordato l'angolo superiore destro oppure Ehm, se, eh, se, quindi se selezioniamo la parte sinistra dell'orizzontale dell con la parte superiore viene raccordato viene generato l'angolo ehm, superiore sinistro e così via quindi facciamoli tutti magari, allora eh, parte destra orizzontale inferiore verticale e poi eh, dunque è rimasto ehm, parte eh, sinistra orizzontale e inferiore verticale quindi eh, l'angolo che viene raccordato dipende poi quindi dalla selezione ora proviamo a raccordare quindi cancelliamo queste, queste linee proviamo ripuliamo lo schermo ridisegna proviamo a raccordare delle poliligne quindi eseguiamo una prima poliligna magari semplicemente con segmenti di linea e una seconda poliligna e quindi faccio, eseguiamo un raccordo raccordo quindi selezioniamo questa parte la prima poliligna e la seconda poliligna ecco vediamo che viene raccordato proprio come accadeva per due semplici quindi viene tagliata tutta la parte ehm, fuori esterna al, al raccordo e di più. Per la polilinea le due poliligne vengono unite e quindi mm, risulterà una sola polilinea unita. Questo succede, cancelliamo questa poliligna succede anche ripuliamo lo schermo succede anche se raccordiamo una linea con una polilinea. Quindi allora cambiamo di colore, inseriamo rosso, inseriamo una linea ritorniamo al colore bianco bianco e inseriamo invece una poliligna come secondo oggetto ok e eseguiamo un raccordo no, quindi se selezioniamo quindi eh, prima la poliligna e poi la linea e vedremo che eh, viene eseguito comunque il raccordo anche se sono due entità diverse e eh, l'oggetto finale sarà una, so una sola poliligna e la stessa cosa avviene se prima selezioniamo la linea e come secondo oggetto la poliligna approviamo quindi seguiamo eh, inseriamo una linea cambiamo di colore e disegniamo la poliligna allora eh, quindi inseriamo raccordo raccordo quindi selezioniamo questa volta prima la linea e poi successivamente la poliligna ecco vediamo comunque che eh, viene raccordato alla stessa maniera di come quando si selezionava per prima la poliligna e comunque viene anche anche questa volta ehm, viene ehm, risulterà um, la linea verrà unita alla polerigna o oh, poi possiamo raccordare arco di cerchio allora innanzitutto cancelliamo queste due polilinee ok ripuliamo lo schermo risulita, ridisegna e inseriamo degli archi di cerchio quindi primo arco secondo arco E inseriamo un raccordo. Ecco, raccordo. E quindi selezioniamo il primo arco e il secondo arco. Ecco, anche per gli archi ehm, si può applicare il comando raccordo. Possiamo eh, anche raccordare archi con linee oppure linee. Quindi inseriamo semplicemente una linea. Raccordo. quindi selezioniamo prima l'arco e poi la linea e vediamo che viene eseguito il raccordo poi cambiamo di colore rosso possiamo provare anche con archi ellittici quindi inseriamo un arco ellittico togliamo l'orto allora, primo arco ellittico poi inseriamo ancora un altro arco ellittico E poi inseriamo raccordo. Quindi, primo arco ellittico, secondo arco ellittico, e quindi vediamo che viene, viene eseguito il raccordo anche per gli archi ellittici. Oh, poi, ok, le spline, cambiamo colore, allora inseriamo verde, magari, quindi inseriamo delle spline facciamo delle due spline eh, con i punti di adattamento prima spline inseriamo ancora un'altra spline ok e eseguiamo l'accordo quindi selezioniamo la prima spline e la seconda spline ecco vediamo quindi che anche per le spline è possibile eseguire il raccordo e così possiamo vedere anche per gli altri oggetti ora non abbiamo visto comunque lo vedremo in seguito adesso ora inseriamo una x line x line in sostanza sono delle linee infinite vedremo poi in un altro video Infatti se facciamo uno zoom vediamo che eh, queste linee non hanno né un inizio né una fine però poi è possibile comunque raccordarle quindi se vediamo raccordo 1 e 2 e quindi vediamo che sono delle linee questa volta che hanno un inizio ma non una fine così possiamo fare anche per i raggi eh, in sostanza i raggi sono uguali alle x line tranne il fatto tranne si differiscono da loro che hanno un inizio ma non una fine allora x line non la troviamo qui nella barra degli strumenti di segna però la troviamo qui su quest'altra allora, di segna eccola qui, x line una x line invio e poi ripetiamo ancora un'altra No, x line scusate raggio un altro raggio e 2 ecco anche qui questi come dicevamo prima sono si diceva prima sono ehm, delle linee che hanno un'origine ma non una fine però se eseguiamo un raccordo 1 e 2 quindi vengono trasformate in due semplici linee quindi possiamo anche per i raggi eseguire un raccordo poi abbiamo visto tutto perché le polilinee, archi ellittici, ellissi e cerchi poi vediamo, vediamo dopo. Ok, quindi abbiamo visto che è possibile eseguire il raccordo con eh, molti oggetti. Ecco, possiamo anche un'ultima cosa, non so, vedere um, eseguire um, diciamo, inseriamo una linea e possiamo fare il raccordo magari anche con eh, arco ellittico e linea, quindi raccordo seguire il raccordo possiamo anche non so con una linea e una spline quindi raccordo e quindi ecco possiamo vedere che il raccordo può funzionare con eh, tutti gli oggetti grafici quasi tutti ora iniziamo a vedere le opzioni anzitutto cancelliamo tutti questi, tutti questi oggetti eseguiamo lo zoom estensione ritorniamo agli schemi grafici allora eh, si sì, schemi grafici allora prima opzione eh, la prima opzione eh, dopo mh, Dopo aver formulato la prima richiesta, selezionare il primo oggetto, vediamo anche le opzioni annulla, poliligna, raggio, taglia e multiplo. Ora partiamo dall'ultima multiplo. Quindi andiamo a vedere cosa fa l'opzione multiplo. Allora, per prima cosa, allora per, per, per provare l'opzione multiplo, eh, inseriamo delle linee oggetti allora poi anche un arco non so eh, si sì. vabbè limitiamoci semplicemente a linee ed archi poi il concetto è lo stesso per tutte le altre entità ok se adesso voglio fare una, un raccordo di più eh, di più oggetti senza l'opzione multiplo, allora in modalità standard, come facciamo? Quindi inseriamo raccordo e quindi selezioniamo i due oggetti, poi esce dal comando. Sono costretto a ripetere il comando raccordo così per ogni coppia è un pochettino un po' limitato, questa cosa no? Allora, ritorniamo indietro. Eh, esiste l'opzione multiplo, quindi inseriamo raccordo. Ora vediamo, ecco, dopo la richiesta, selezionare il primo oggetto o opzioni, annulla, polilinea, raggio, taglia, multiplo. Quindi per inserire l'opzione multipla è sufficiente inserire la lettera M di Mandova. Una volta inserita, viene eh, attivata la modalità multipla. Quindi a questo punto, senza dover uscire dal comando, possiamo eseguire tutti i raccordi che vogliamo quindi selezionando eh, tutte le coppie degli oggetti da raccordare poi una volta eh, terminato il eh, raccordo possiamo inserire un return per uscire dal comando raccordo ora eh, il multiplo vale solo per una sessione cioè se dobbiamo poi ehm, ripetere il comando raccordo dobbiamo ogni volta se vogliamo utilizzare l'opzione multiple inserirla altrimenti ehm, rimane disattivata cioè vale solo per la sessione corrente cioè, quindi adesso si esegue un raccordo tra questo e questo vediamo che infatti esegue il raccordo ma esce dal comando quindi se vogliamo eh, utilizzare nuovamente multi, eh, un raccordo multiplo dobbiamo ogni volta inserire l'opzione